Ciao ragazze, il look che vi mostrerò oggi punterà tutta l'attenzione sugli occhi, evocando un po' lo sguardo profondo e sensuale delle donne arabe. Procederò innanzitutto mettendo un siero idratante. In questo caso utilizzerò un nuovissimo siero di sezione aurea Maria Antonietta. Chi mi segue sa che non amo particolarmente mettere delle creme idratanti prima di procedere con la stesura del mio make-up, e in questo caso farò un'eccezione proprio perché è un siero dalla texture molto asciutta, di conseguenza asciuga rapidamente, ha anche una leggera azione liftante. Adesso comincio col mettere il mio fondotinta. Utilizzo un prodottino fantastico, Yves Saint Laurent, dalla texture cream powder, ovvero lo applicherete che la sua texture vi apparirà molto liquida, ma stendendolo avvertirete subito una sensazione quasi di cipria, setosa. Lo applicherò usando un pennello a setole piatte, lo avete già visto nel video precedente, è il mio a setole piatte MAD Makeup Designery. E poi passo velocemente ad illuminare il mio contorno occhi. Utilizzo un prodotto Pupa, è un illuminante stick, io li amo perché sono molto pratici. Procederò ad applicarlo direttamente col mio ditino, come vedete. Io sono un amante dei pennelli, questo lo sapete già. In questo caso preferisco però il calore del polpastrello, che appunto scalda il prodotto, che ha una consistenza abbastanza corposa. Adesso passiamo invece a contouring. Contrariamente alle volte precedenti, utilizzerò un prodotto in crema, esattamente la mia palette MAD Makeup Designery. Stavolta effettuerò anche un leggerissimo contouring del mio naso per stringerlo un pochino, ecco, voglio una base molto molto perfetta, in modo per eseguire un contouring del naso è tracciare una linea retta lungo le pareti del naso fino alla punta e poi sfumarlo dolcemente. Adesso faccio un contouring invece dello zigomo, parto sempre da metà orecchio con il pennello utilizzando la parte piatta e scendendo lungo il viso dalla punta, tracciando una sorta di linea che chiaramente andremo a sfumare, anche perché non vogliamo uscire con un'ombra grigia sul viso. Vi ricordo di utilizzare sempre delle ombre fredde e non calde, ecco, io non amo particolarmente un contouring fatto con dei bronzer, ma preferisco sempre delle ombre fredde, quindi grigie. Adesso con il pennello che ho utilizzato poc'anzi per stendere il fondotinta vado a sfumare dolcemente la mia ombra fredda. Uniformo il tutto con la cipria, è importante tamponare bene il viso, soprattutto se come me avete problemi di pelle mista che tende a lucidarsi. E adesso passiamo al fard, questa palette la conoscete già, è sempre di Mulac, prenderò un rosa e un corallo ed insieme li miscelerò in una soluzione unica che sfumerò sempre dall'interno delle guance verso l'esterno. Prenderò, come vi avevo accennato prima, la mia Cocoa Contour to Face e stavolta andrò ad intensificare le ombre che ho creato poc'anzi con la nostra palette MAD liquida, in cialde. Ricordate che l'azione dei liquidi in sinergia con le polveri è sempre un mix che ci garantisce una durata maggiore del nostro make-up. Prendo adesso il primer, utilizzo sempre quello Urban Decay, uno dei migliori in commercio, e lo stendo in maniera certosina lungo tutta la palpebra e arcata sopraccigliare. Adesso
obiettivo del nostro trucco occhi. Quello che andrò a realizzare è più semplicemente uno smokey eyes. Come vedete, utilizzerò come base un eyeliner della di MAC. È un eyeliner, diciamo, un marroncino bronzo, né troppo chiaro e neanche troppo scuro, è leggermente madreperlato, è un colore davvero bellissimo a mio avviso ed è ideale per questo tipo di trucco occhi. Come vedete traccio una linea di eyeliner molto imprecisa e che vado a sfumare lungo tutta la palpebra mobile. Utilizzo dapprima un pennello molto preciso di eyeliner, adesso invece sto utilizzando questo pennello Real Technique, piccolo e preciso ma un po' più largo, ecco, dalle setole sempre piatte. Stendo l'eyeliner precedentemente applicato e lo porto pian piano lungo tutta la palpebra mobile, salendo però, fate bene attenzione, fin sopra l'arcata. Fate anche bene attenzione a non sporcarlo troppo, perché a mio avviso insomma andremo a utilizzare dei colori decisamente scuri, ecco, pulirlo, alleggerirlo diventa un po' problematico. Dopo aver applicato la nostra base, preleveremo dalla nostra palettina un marrone intermedio. Io utilizzo una palette in Saint Laurent, impeccabile come sempre. Con un pennello a setole piatte, come vedete, l'occhietto al di sopra della nostra, sopra la nostra base creata con l'eyeliner. Adesso con uno sfumino, pennello sfumino, utilizzo questo Real Technique, lo vado a con movimenti dall'interno verso l'esterno e anche in un certo senso circolari. Vado a sfumare per renderlo morbido. Con lo sfumino sempre preleverò il marrone più caro, una sorta di caramello per creare profondità e realizzare la nostra sfumatura morbida. Ecco, mi interessa per lo smokey eyes che la sfumatura sia sempre molto delicata, morbida. E adesso il tocco di classe. Prenderemo un colore argento che applicheremo sempre con un pennello a setole piatte in maniera fortemente delimitata sulla nostra palpebra mobile. Questo argento al di sopra del marrone creerà, ecco, un look più metallizzato e anche più sofisticato, se vogliamo, oltre a rendere vibrante il nostro marrone. Infine, con uno sfumino un po' più ampio, vado a pulire sempre la nostra arcata sopraccigliare con una sorta di panna. Importantissima la funzione del casual. Applicatelo partendo dall'angolo esterno dell'occhio, sbordandolo leggermente. Per un effetto di maggiore profondità, vi consiglio di applicare, insomma, posare la punta del casual partendo dall'angolo esterno dell'occhio, chiudere l'occhio e muoverlo avanti e indietro, così facendo colorerete contemporaneamente sia la parte superiore che quella inferiore. Adesso siamo al mascara. Applico quello nero che già conoscete, lo Tangius di Sephora. E adesso vado ad applicare il mascara Vamp viola. Adesso pettino le mie sopracciglia, le ordino con un brow fix. Ed infine passo alle labbra. Metto velocemente anche un malva dall'effetto glossato. Infine illumino tutto lo zigomo estendendomi appena lungo le tempie con le perle illuminanti Cooler Caramel. Bene, il look è completo. Se vi è piaciuto, fatemelo sapere. E alla prossima!